Bene, in questo video andiamo a vedere come è possibile creare delle icone per Windows o per dei siti web, ICO. Partiamo con una foto, ad esempio, del logo di Bitcoin e da questa vogliamo creare un'icona personalizzata. Apriamo quindi un nuovo documento, scegliamo una dimensione 256x256 pixel, possiamo lasciare una risoluzione di 72 e scegliamo lo sfondo trasparente. Ok. Prendiamo quindi il contenuto dell'immagine da cui dovevamo partire, CTRL A, CTRL C e CTRL V. CTRL T per scalare, possiamo ridurre adesso le dimensioni dell'immagine tenendo premuto il tasto Shift e posizionarla all'interno del riquadro che sarà la base della nostra icona. Confermiamo. A questo punto vogliamo rendere trasparente lo sfondo bianco e utilizzeremo uno dei vari strumenti di selezione. In questo caso è molto semplice, scelgo la bacchetta magica, clicco su cancella, cancello anche il contenuto ed ecco che abbiamo creato la nostra icona di base. Creiamo un nuovo livello dove andiamo a fare delle modifiche perché vogliamo personalizzare questa icona. In questo caso sceglierò il testo, scelgo un colore bianco e metto una lettera e mettiamo la V di Vittorio. Scegliamo il colore bianco. La dimensione può essere anche di più. Facciamo 130. Benissimo. Posizioniamo più o meno la dimensione è quella. CTRL T anche in questo caso possiamo andare a ridimensionarla. Cambiamo il font e prendiamo un font diverso. Per esempio, andremo a scegliere un font meno arrotondato. Ecco, scegliamo un font come questo. Il colore è bianco. Ora andiamo a ruotarlo, creerei un nuovo livello per riempire di colore questo sfondo che abbiamo bucato con la lettera B che ci farà solo da riferimento, quindi scegliamo lo stesso colore, con il pennello riempiamo, facciamo in questo modo e ritorniamo a posizionare la nostra lettera al centro e scalarla di dimensione. Fatto questo andiamo ad abbellire ulteriormente questa creazione, aggiungendo delle linee che simulino l'andamento, diciamo, come se per Bitcoin vediamo che c'era un prolungamento sulla B e queste due linee sopra, andremo a fare la stessa cosa per la V. Quindi andiamo a prendere lo strumento di selezione poligonale e andiamo a fare delle linee di questo tipo. Una qui, con il tasto Shift andiamo a farne in aggiunta un'altra di qua. E ancora qui sotto. E infine anche qui. Possiamo ora prendere di nuovo il pennello e con il colore bianco andare a riempire queste selezioni che abbiamo fatto. Rivediamo il nostro modello di Bitcoin, c'è un prolungamento doppio e in più un altro sulla lettera principale. Quindi vediamo di simulare qualcosa anche qui di questo tipo. E io direi di aggiungere questo prolungamento, diciamo, a questa altezza qui. Potremmo farlo così, 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 così. E sempre con il tasto Shift in aggiunta, così, così. Un po' di più. Ancora prendiamo il nostro pennellino e andiamo sul livello corretto a rifinire questa parte. CTRL H per nascondere la selezione ed ecco che il nostro logo potrebbe essere pronto della nostra icona che abbiamo creato. Andiamo quindi a centrare il nostro logo che abbiamo creato, questa sorta di Bitcoin invece che Bitcoin. E infine possiamo andare a rifinire ulteriormente di nuovo con la nostra selezione se vediamo che dei punti non sono proprio stati tagliati correttamente, potremmo fare così di nuovo, in modo di avere maggior precisione. Cancelliamo così, ripuliamo in modo preciso. Andiamo di nuovo col pennello a rifinire qui. E direi che bene o male ci siamo, anche se non è proprio così preciso, ma abbiamo fatto velocemente quello che era il nostro obiettivo, cioè andare a creare un logo personalizzato. Ora ci sono due possibilità, o utilizziamo un plugin che basta che installate nella cartella di Photoshop e trovate il link sotto in descrizione. Più semplice è questa, fate file salva con nome,
e scegliete come opzione File Ico, icona di Windows. Date un nome, Bitcoin, e salvate. Vi specificherà, guarda che state salvando un file di tipo Ico, che è standard, oppure addirittura non compatibile con tutti i software nel formato PNG vista, ma è sempre un ICO, funzionerà lo stesso. Siamo nella cartella dove ho salvato l'icona ed ecco che vediamo la nostra icona disponibile come salvata. Vediamo come si vede più in piccolo. Abbiamo creato l'icona di Bitcoin ed è un'estensione appunto ICO. Immaginiamo quindi di avere l'icona del collegamento al nostro programma preferito, di voler cambiare l'aspetto. A questo punto, andando in proprietà, sarà possibile cambiare l'icona proposta da Windows e associare quella che abbiamo appunto creato. In questo percorso ecco che è disponibile e c'è la possibilità di associarla ed ecco che il riferimento all'icona creata è disponibile. Vi faccio tra l'altro notare che l'icona risulta poi visibile con trasparenza sullo sfondo, vedete. Vi faccio vedere infine, per chi non volesse installare il plugin di Photoshop, che è possibile esportare come PNG, in formato PNG con trasparenza, l'icona nel desktop ad esempio, dove preferite. Mettiamolo sempre nell'icona così, la chiamiamo PNG per semplicità. A questo punto potrete andare in uno dei tanti siti che consentono la conversione online dell'icona direttamente da un file PNG. Potete andare in uno dei tanti siti a disposizione come ad esempio questo, convertico.com, caricare l'immagine che è PNG che avete creato. E in pochi istanti, ecco, sulla destra sarà disponibile l'icona che avete creato. Vi mostra in elenco anche tutte le icone che sono state create da altri utenti. Cliccando, il file viene scaricato automaticamente, vedete il png.ico. Ecco, ingrandiamo le icone giusto per farvi vedere anche la qualità dell'icona rispetto ad altre che abbiamo creato, non è male. Bene, come per altri video vi lascio a disposizione nella description un link anche al file Photoshop già pronto da cui potete partire. Spero che anche questo video vi possa essere stato utile e se è così mettete un mi piace.